Presidente di giuria dell'anteprima nazionale di Miss Adriatico al McDonald's di Pescara, il campione, l'indimenticato campione del pedale Danilo Di Luca, a vincere Michela Rusi, una studentessa marchigiana, davanti a Martina Annicello di Pescara e a Giorgia Martinelli di Cepagatti. Che gara è stata? Che manifestazione ha vissuto Di Luca? Una manifestazione molto bella e anche combattuta, perché comunque 27 ragazze tutte belle. E scegliere è stato molto difficile, però credo che la vincitrice sia, come si suol dire, una degna vincitrice. Sei tornato in giuria a distanza di qualche anno, quando intervenivi con le gare tra italiane e croate. Ecco, a distanza di tempo, come hai ritrovato il concorso di Miss Adriatico? Ma sicuramente tu sei cresciuto, quindi sei diventato molto più bravo, e quindi questo è un merito, e soprattutto il tuo merito è per tutti questi anni essere sempre qui, sempre presente, sempre ad organizzare questo bellissimo evento. E le ragazze, anche loro la fanno da padrone, quindi molto belle, e anche le persone che poi sono intervenute e sono venute a vedere, quindi una bellissima manifestazione. Dall'alto della tua esperienza sportiva, che cosa ti senti di augurare a queste ragazze che sognano di arrivare sul gradino più alto della moda, sognano di fare le indossatrici di professione? Ma sicuramente questa sera c'è chi è felice, chi invece è meno felice dovrà essere lì molto determinata e quindi continuare così, perché magari un giorno potrà essere lei la vincitrice.